Buonasera da Giuseppe Recca dalla redazione, aggiorniamo le news di oggi, mercoledì 6 luglio. Il sindaco di Sciacca Fabio Termina ha reso note questa mattina le deleghe assegnate ai componenti della sua giunta, oltre a quelle che lui gestirà in prima persona. Nella mattinata di venerdì 8 luglio avverrà la cerimonia di assegnazione delle deleghe presso gli uffici comunali. Il sindaco tiene per sé quelle a carnevale, salute, turismo e spettacolo, terme e risorse umane. Vice sindaco Gianluca Fisco con deleghe ad attività istituzionali, infrastrutture, lavori pubblici, protezione civile, rapporti con la regione e trasporti. All'assessore Francesco Di Mino attività produttive, artigianato, pesca, marineria, agricoltura e zootecnia, fiere e mercati, innovazione digitale, sistemi informativi, strategia di comunicazione, politiche comunitarie, promozione strategica del territorio, servizi demografici, sviluppo sostenibile ed economico, tutela del mare. All'assessore Valeria Gulotta patrimonio, polizia municipale, nona viabilità, manutenzione strade, servizi a rete, sport, verde pubblico. A Salvatore Mannino affari legali, cultura, cooperazione territoriale, rapporti con i comuni, legalità e trasparenza, musei e biblioteche, politiche giovanili, politiche dell'infanzia, diritti dei bambini, politiche per l'integrazione, rapporti con i comitati di quartiere, scuola, edilizia scolastica, risorse educative, volontariato e associazionismo, rapporti con il consiglio comunale. A Salvino Patti, ambiente e tutela della costa, pubblica illuminazione, mobilità sostenibile, parcheggi, gestione rifiuti e bonifica, urbanistica ed edilizia. Ad Agnese Sinagra, beni archeologici, storici e monumentali, commercio, decoro, arredo urbano, disabilità, famiglie e politiche sociali, politiche per la casa, randagismo, diritti degli animali, servizi cimiteriali, sviluppo e recupero delle periferie, ville e giardini, parchi e riserve. A Francesco Sabella infine bilancio, politiche del lavoro e dell'occupazione, tributi, aziende e partecipazioni comunali. Cambiamo argomento, il virus corre alla grande e contagia altrettanto, la nuova variante sta colpendo con estrema facilità non solo per la sua alta carica contagiosa ma anche e soprattutto perché non trova resistenza in considerazione del fatto che si è abbassata la guardia rendendo non obbligatorio l'uso della mascherina. Il report dell'ASPI di Agrigento diffuso oggi e riferito a ieri registra 1296 nuovi casi di positività al Covid a fronte di 434 guarigioni. C'è anche un decesso ad Agrigento. Gli attuali positivi sono 6.259 di cui 31 in ospedale, 2 in terapia intensiva. Aumenta il numero dei comuni serviti dall'azienda idrica Comuni Agrigentini con la consegna delle reti idriche da parte dei sindaci di Sant'Angelo Muxaro, Ioppolo Giancaxio e Siemmeggio Plateni. Sono adesso 30 comuni gestiti dall'azienda idrica Comuni Agrigentini che da meno di un anno è subentrata nella gestione commissariale dopo il fallimento di Girgenti Acque. Va avanti dunque il percorso della gestione pubblica di AICA. Si legge in un comunicato stampa diramato per annunciare l'ingresso dei 3 nuovi comuni finalizzato ad unificare la gestione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Sono adesso 30 su 42 comuni che dipendono dalla nuova AICA. Anche il comune di Santo Stefano Quisquina è riuscito ad impegnare i percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività. I cosiddetti progetti di pubblica utilità rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per la collettività che usufruirà delle loro prestazioni. Cura delle aree verdi, dei locali comunali, della biblioteca. In questi ambiti saranno impegnati i 16 beneficiari del reddito a Santo Stefano e questo è solo il primo dei progetti che l'amministrazione comunale guidata da Francesco Cacciatore intende attuare. È tutto per il momento, grazie e buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.